Nel precedente video di aprire partita IVA da zero, parte 1, abbiamo visto quando c'è l'obbligo di aprire partita IVA, come viene qualificato chi svolge un lavoro secondo la disciplina del libero professionista, commerciante e artigiano, con le conseguenti iscrizioni in camera di commercio per commercianti e artigiani e la sola apertura della partita IVA per il libero professionista. E ovviamente se non hai visto il primo video, ti invito a vedere il primo video, ti metto qua il link. E poi che cosa succede a livello di contributi previdenziali? Evidenziale a seconda della scelta, quindi iscrizione in gestione separata per il libero professionista, gestione commerciante artigiano per chi si iscrive appunto commerciante artigiano, il quale prevede il pagamento di contributi fissi o il pagamento di contributi in maniera percentuale per il libero professionista. Quello che voglio vedere invece in questa seconda parte è come si determina il reddito, perché sul reddito noi andremo a pagare le imposte e i contributi previdenziali. Quindi il reddito per chi apre partita IVA si determina secondo due discipline fiscali differenti. Molto molto semplice, cerchiamo di essere il più semplice possibile. Due discipline fiscali. La prima, quella naturale, quella che agevola, quella più semplice, è il cosiddetto regime forfettario, la cosiddetta flat tax. Il primo è il regime forfettario. Il secondo è il regime ordinario. Sul mio canale YouTube ci sono tanti video che spiegano come funziona il regime forfettario e come funziona il regime ordinario. Ma quello che dobbiamo capire ora è, nel caso in cui io apro partita IVA da zero, come funziona. Se non ti sei iscritto al mio canale e hai sbagliato a non averlo fatto nel video 1, questo è il momento di iscriverti al mio canale. Trovi tutti i link qua e ovviamente trovi anche i link per entrare in contatto con me e prenotare la tua consulenza fiscale con gli esperti di myaccounting.it. Trovi tutto in descrizione al video. Allora, che differenza c'è fra il regime forfettario e il regime ordinario? Mentre il regime forfettario determina il reddito secondo criteri forfettari, il regime ordinario determina il reddito secondo criteri ordinari. Ora, detto così fa sorridere, però quello che fa il regime ordinario si chiama metodo economico. Per capirci meglio, in maniera molto semplice, il metodo economico sono i ricavi meno i costi, si dice inerenti, quelli relativi a quell'attività. Se io prendo tutti i ricavi dalla mia attività e ci tolgo tutti i costi dell'attività, quindi inerenti, io ottengo il cosiddetto reddito. E su questo reddito io ci vado ad applicare i cosiddetti scaglioni IRPEF. Che cosa sono gli scaglioni IRPEF? L'IRPEF è l'imposta sul reddito delle persone fisiche, che prevede che per il tuo reddito da 0 a 15.000 si paga un'imposta del 23%, da 15.000 a 28.000 un'imposta del 27% e così via, fino al 43% per i redditi sopra i 50.000 euro. Questa è un'imposta, si dice, l'IRPEF progressiva. Se io ho un reddito di 60.000 euro, non pago il 43%. Io pagherò il 23% fino a 15.000, poi da 15.000 1 euro fino a 28.000 lo scaglione dopo. Poi pagherò il 43% per i miei redditi da 50.000 in poi. Ok, questo è l'IRPEF. Sul reddito io ci pago l'IRPEF per scaglioni e ci pago anche l'INPS, quello che avevo detto l'altra volta. Come ce lo pagherò all'INPS? Ce lo pagherò in percentuale se sono un libero professionista, ce lo pagherò secondo la disciplina dell'artigiano o del commerciante, così come detto in parte 1, se invece sono un artigiano oppure un commerciante. Questo è il regime fiscale ordinario: ricavi meno costi, applicazione delle aliquote IRPEF al reddito. Il regime forfettario invece è un regime molto più semplice perché non ci sono neanche le scritture contabili. Nel momento in cui uno conserva le fatture d'acquisto, le fatture di vendita, è finito. Perché quello che io devo fare con il regime forfettario è avere due dati fondamentali. Il primo dato fondamentale che devo avere, ricordatevi questo, il regime forfettario conosce due dati, è il totale dei ricavi. I ricavi sono dati dai corrispettivi, dalle fatture, da questo. E poi devo avere il secondo dato si chiama coefficiente di redditività. Ok? Il primo dato è il totale dei ricavi, il secondo dato è il coefficiente di redditività. Il coefficiente di redditività dipende dal codice
Ateco. Il codice Ateco è un codice di 6 cifre che identifica la tua professione. Ad esempio, il codice dei consulenti è il 702209. Facciamo un esempio. Immaginiamoci che siamo un consulente. Quindi Ateco 702209. Questo codice, che è un codice molto comune per chi fa i consulenti, prevede un coefficiente di redditività del 78%. Un codice invece del commerciante, ad esempio, prevede un coefficiente di redditività del 40%. Il codice spesso degli artigiani del 67%. Quindi abbiamo preso di nuovo, vi ho fatto di nuovo delle distinzioni, un libero professionista, un commerciante e un artigiano. Non sempre l'artigiano c'ha il 67%, però nella maggior parte dei casi è così. Quindi torniamo alla nostra tripartizione: libero professionista 1, commerciante 2, artigiano 3. E immaginiamoci che tutti questi nostri esempi abbiano 50.000 euro di ricavi e compensi. Non è un video sul regime forfettario dove si guardano i limiti, comunque per stare nel forfettario dal 2023 non si deve superare gli 85.000 euro l'anno. Poi ci sono altri requisiti, nel video del forfettario li spiego meglio. Allora, il nostro libero professionista abbiamo detto che ha un coefficiente di redditività del 78%, il commerciante del 40%, l'artigiano del 67%. Come si determina il reddito? Il reddito si determina, ho detto, con due voti: totale dei ricavi e coefficiente di redditività. Quindi il reddito del nostro libero professionista sarà ricavi per 50.000 euro, il suo reddito ai fini fiscali, quello sul quale ci paga imposte e contributi, è 39.000 euro. Il reddito del commerciante sarà 50.000 per 40%, 20.000 euro. Perché il commerciante ha un coefficiente di redditività più basso? Semplicemente perché il commerciante compra e vende, ha più costi rispetto al libero professionista, il quale lavora prevalentemente con la testa. L'artigiano invece, con ricavi pari a 50.000 euro, coefficiente di redditività 67, 33.500. Ecco il reddito sui quali si pagano le imposte. A questo punto, quanto si pagano imposte? Il regime forfettario, le imposte e contributi, ok? Le imposte dal punto di vista fiscale, contributi dal punto di vista previdenziale. Quindi, imposte. L'imposta del regime forfettario sono il 5% del reddito se sei una startup, oppure il 15% del reddito se invece non sei una startup. Si chiama imposta sostitutiva perché sostituisce IRPEF, IRAP, le addizionali regionali, tutta questa roba qui. O del 5% se sei una startup, poi ti vedi il video sul regime forfettario, o il 15% se invece non sei una startup. Per quanto riguarda l'INPS, dal reddito sul quale ci si calcola questo, l'INPS, dei contributi effettivamente pagati, vanno in deduzione del reddito, quindi ti diminuiscono un po' il reddito sul quale ci si paga l'imposta sostitutiva, sui contributi INPS effettivamente pagati. Ma tanto questi sono dettagli, noi dobbiamo capire la disciplina. L'INPS, a questo punto, se io sono un libero professionista, pagherò il 26% su 39.000 euro. Se sono un commerciante o un artigiano, facciamo quindi il libero professionista, LP, paga il 26% dei 39.000. Ok? Se invece sono artigiano o commerciante, pagherò 4.200, che sono i fissi, più il 24% per la differenza che c'è tra 20.000 meno 17.500. Vi ricordate che avevo detto nel precedente video che fino a 17.500 pago questi 4.200, per la parte eccedente pago il 24%. Qui eccedo di 2.500, qui eccedo di 16, quindi qui pagherò 4.200 più il 24% della parte eccedente, qui pagherò 4.200 più il 24% della parte eccedente, i 17.500. Questo è come si calcola nel regime forfettario. Nel regime ordinario, e concludo, nel regime ordinario ipotizziamo di avere ricavi per 50.000 euro, costi per 20.000 euro, quindi costi inerenti, 50 meno 20 fa 30.000 di reddito. Su questi 30.000 io ci pagherò l'IRPEF a scaglioni, quindi il primo scaglione è il 23%, il 27%, quindi pagherò da 0 a 15, da 15 a 28, oltre 28, quindi divido questa parte e poi pagherò l'INPS. Ovviamente costa di più il regime ordinario rispetto al regime forfettario a parità di reddito. Il regime forfettario è più conveniente.
Allora, due punti fondamentali. Se ti è piaciuto questo video, ti iscrivi al canale YouTube. Io sono Carlo Alberto Micheli, avvocato e dottore commercialista. E punto numero due, founder di myaccounting.it. Quindi se hai bisogno di apertura partita IVA, chiarimenti e consigli su adottare la migliore strategia per iniziare il tuo business, in descrizione del video trovi link per entrare in contatto con gli esperti commercialisti di myaccounting.it, i quali ti forniranno una apposita consulenza per il tuo caso specifico. Ci vediamo al prossimo video.